Composto nel 1347, il sonetto Voi che ascoltate in rime sparse il suono è l'introduzione a tutta l'opera e ne definisce i temi portanti, il senso complessivo e anche lo stile. O voi che ascoltate in queste poesie staccate tra di loro, rime sparse, il suono di quei sospiri con i quali, ond'io, alimentava il cuore al tempo del mio primitivo traviamento, errore, iniziato durante la giovinezza, giovenile, quando ero in parte un uomo diverso, altruom da quello che io sono. Spero di trovare pietà e perdono, spero trovar pietà nonché perdono del vario stile, per la varietà dei toni, con i quali io piango e parlo, piango e ragiono, tra le speranze inutili, vane, e l'inutile dolore. Spero di trovare perdono presso coloro, ove sia chi, che conoscono il significato, intenda, dell'amore, per averlo direttamente provato, per prova. Ma ben veggio ora sì, ma vedo chiaramente adesso come per lungo tempo, gran tempo, fui oggetto di chiacchiere, favola, da parte della gente, al popol tutto, per cui, onde, spesso mi vergogno di me medesimo con me stesso, di me medesimo meco mi vergogno. E il frutto della mia follia, del mio vaneggiar, è la vergogna, il pentimento, e il conoscere chiaramente che tutti i piaceri terreni, quanto piace al mondo, sono vani, come un breve sogno che subito svanisce. Petrarca, non più giovane, presenta al pubblico le sue poesie amorose giovanili. È come se in questo sonetto egli dicesse: ora vi racconterò una mia storia d'amore passata, un giovanile errore di cui mi sono pentito e di cui mi vergogno, come mi vergogno delle rime che qui la raccontano. Il pubblico che ascolta il suono delle rime sparse presenta due caratteristiche fondamentali. In primo luogo è capace di comprendere il vario stile, gli ondeggiamenti continui e le laceranti contraddizioni di un'anima che si riflettono nella complessità del canzoniere. In secondo luogo, il pubblico a cui si rivolge il poeta conosce il significato dell'amore per averlo provato ed è quindi in grado di comprendere, di provare pietà e di perdonare il giovenile errore, cioè il traviamento amoroso conseguente all'innamoramento per Laura. Thank you.